Eccoci qui. Ragazze, venite, che facciamo? Sfiliamo? No, vabbè, sfiliamo, sì. No, mi piaceva parlare con voi con i fuochi d'artificio. Venite con me giù, ragazze. Mi metto tra di voi, parliamo un attimo. Nel frattempo, sì, sono per voi per festeggiare la vostra vittoria. Grazie. Di dove sei? Napoli. Di Napoli, tu? Napoli. Ok, quindi a Sorrento una bellissima cornice, mi sa che vi porterà anche bene questa sera. Che dici? Ragazze, mi dispiace, siamo arrivati, i fuochi sono finiti, la telecamera invece è ancora qui con noi. Quindi questi bellissimi sorrisi, numero 1 e 2. Sì. Poi bisognerà intervistare il 3, il 4, il 5, il 6, eccetera. Vabbè, cominciamo con 1 e 2 e io, scusate, faccio panoramiche con i miei occhi, forse anche la telecamera. Per i nostri telespettatori facciamo audience. Come ti chiami? Sabrina. Ok, Sabrina, due domande serie. Okay. Quanti anni hai? 19. 19, sei di? Napoli. Di Napoli e aspiri a diventare Miss Grand Prix. Speriamo. Speriamo che me la cavo, che ecco, te la cavi. In bocca al lupo, che te devo dire? Prendi. Anche tu immagino che, ti, sì, che hai 19 anni, che sei di Napoli. No, dico anche tu aspiri a diventare. 16 anni e sono di Napoli. Okay. Spero, anche perché questo alla fine è il mio campo, quindi sono, faccio l'istituto d'arte, campo moda e costume. Ah, quindi sei, sì, spero, come modella proprio? Spero. Ok, allora una futura modella. Hai detto che ti chiami? Simona. Simona, in bocca al lupo anche a te. Crepi, grazie. Speriamo, ma non, anche se non mi piace tanto dire in bocca al lupo. Ci sono altri modi, ma lasciamo perdere. Non sono parolacce, che sì, un po'. Giù al porto le persone partono per andare a fare una bella gita e speriamo che potrete festeggiare anche voi con una bella gita. Magari per festeggiare, per festeggiare magari la vostra vittoria. Speriamo. E fa sempre lei le interviste, ma per me è un personaggio, il personaggio in questo momento sei tu, tu intervisti i personaggi, in questo momento sei tu il personaggio, ospite qui a Sorrento di Antonio, giusto? Nel senso, Antonio, che lui che ti ha invitato. Gaffiero mi ha invitato dopo queste belle vicissitudini che ci sono state durante l'arco dell'anno con il Vesuvio di cioccolato e la Ferrari tutta di cioccolato, torniamo in una situazione un pochino più vacanziera perché siamo in estate. Che bello, tu ti stai godendo questa vacanza, io ti ho visto camminare come una VIP, come una very important person in giro per le strade di Sorrento con la tua metà. Ah sì, 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 voglio entrare, vero, nella tua vita. Sì, avevamo fatto qualcuno che cercava moglie, io non sto cercando marito perché insomma, ero io che cercavo, ma lei ha trovato il marito. Ho trovato l'anima gemella. Che bello. Quale posto migliore di Sorrento, con tutti i suoi colori, i suoi profumi e le sue terrazze meravigliose su questo golfo meraviglioso. Io condivido con te in questo momento la tua felicità, perché dal tuo volto traspare questo momento di felicità. Sono veramente contento per te e spero un giorno di poter essere anch'io nel tuo stesso status. Bene, ma io te lo auguro con tutto il cuore. E anche i nostri telespettatori. Beh, certo, no? Chiunque sia così in ascolto con noi e ci stia osservando, beh, in bocca al lupo per tutte le vicende amorose, che sono quelle che insomma ci importano di più. La prossima stagione ti rivediamo sugli stessi schermi, stessi, sì, canali. Esatto, esatto, e sicuramente metteremo di nuovo in cantiere qualcosa che riguarderà Sorrento, perché ormai mi ha preso pezze core, come si suol dire. Alla prossima, ti lascio. Sei in giuria stasera, cosa fai? Madrina, madrina, madrina. È la madrina. Cosa importante, come Sofia Loren. Ai, mamma mia. Ti è piaciuto sto paragone? Mamma mia, grosso. Che responsabilità grossa, una grandissima. Beh, speriamo di emularne insomma i grandi successi nella vita privata, perché sei una donna risolta anche affettivamente, e nello spettacolo. Buona serata, grazie, alla prossima. Grazie a voi, ciao. Ciao. Alfredo, il ghiaccio è rotto. È rotto. Proprio rotto, si è squagliato, fa caldo, siamo in questo quasi ferragosto. Ti senti a tuo agio in questo ambiente? Sì. Tu hai avuto altre esperienze di questo tipo? Sì, ho lavorato, ho fatto un paio di sfilate così, ma niente di professionale. Ecco, noi innanzitutto leggiamo dalla tua fascia l'uomo ideale d'Italia, che è un titolo importante, è un peso che porti. Così dicono, sì. Nel senso che tu saresti il fidanzato ideale di ogni donna italiana, come funziona? Dovrebbe essere così, me lo auguro. Va bene, stasera tu sarai qui in qualità di ospite, perché sei già stato, sì, selezionato. Però, sì, sono finalista nazionale Mister Pepero d'Italia, che si terrà, diciamo, a Milano Marittimo. Sì. Facciamo un primo piano ad Alfredo, perché crediamo sia abbastanza fotogenico, fotoigienico, come direbbe qualcuno leggendo la lettera, le consonanti. Sì. Alfredo, da grande vuoi fare l'attore, il fotomodello, il cantante? Ma magari lavorare nel mondo del cinema, sarebbe il mio sogno. Quindi vorresti recitare, che non è una cosa semplice, te lo assicuro.
però magari con un po' di studio, vabbè, un po' vabbè, di sono sacrifici che vanno fatti per affrontare una carriera del genere. Sei fidanzato? Sì. No, non si deve dire questo. Purtroppo mi vede, quindi non posso nascondere. Ma sai che nel mondo dello spettacolo bisognerebbe essere sempre single, no? Vabbè, sei innamorato, magari... quindi. Mi dispiace per le nostre telespettatrici che eventualmente dovessero fare qualche sogno su di te, ma devono accontentarsi della tua immagine. Va bene. Allora, tanta merda per te, cioè nel senso di in bocca al lupo. Crepi. La manina a te, alla prossima. Alla prossima. Santa ha riconosciuto lei come cosa, come corteggiatrice? Sì, perché mi è piaciuta tantissimo. Ah. E infatti io dicevo, una ragazza così bella, come fa a corteggiare un ragazzo così freddo? Era freddo? Sì, in effetti era un po' freddo, però comunque alla fine era un bel ragazzo. Lei dice che era un po' più vecchio, molto più vecchiotto. No, ho confuso, no, poi... Ah, non era quello di una certa età. Ah, no. Un bel ragazzo, però molto freddo. Lei molto appariscente, bella proprio. È una tua telespettatrice che sta parlando. È una fan. È una fan. E quindi, perché lei ti ha riconosciuto al volo così, no? Ma è una bella soddisfazione essere riconosciuti per strada. Sì, è una bella soddisfazione, che... anche se comunque secondo, cioè io non mi sono montata assolutamente la testa, perché alla fine mi sento una persona... Un po' montata sei, cioè sta capatanda, ma scherzo. Il cespuglio. Non ti sei ancora montata la testa, fra un anno quando sarai famosa ci guarderai. Mai. No, ma tornando un attimo a questa esperienza di Uomini e Donne, la tua telespettatrice voleva dire qualche altra cosa. Che è bellissima. Bella. Grazie mille. Bella veramente, stasera credo che... Fotogenica anche lei, io non so dal video, aspetta che ti guardo in video. Tieni il microfono. Vabbè. Esce bene, come si suol dire. Ha fatto diverse esterne, stupenda. Ah, delle esterne che mi dici? È vero che quando si chiudeva la porta questo si avvinghiava? No, su non di è te, assolutamente no. Vero, cioè è tutto vero quello che vedete in televisione, cioè praticamente siamo sempre davanti alle telecamere e quindi non può succedere niente all'infuori delle telecamere, anche se comunque in televisione vedete solamente una piccola parte di quello che succede in esterna, perché le esterne durano dai 45 ai 50 minuti e in televisione purtroppo per questione di spazio bisogna montare, tagliare. E ci sono i punti più salienti che va bene, come è andata alla fine? Poi ti sei fidanzata con questo? Alla fine non mi sono fidanzata con questo ragazzo perché tra l'altro mi ha anche eliminato. Bravo, bravo, come si chiamava questo? Nicola Paolinelli. Nicola Paolinelli, magari la stai guardando su internet o sul canale Sky. Perché hai eliminato questo ragazzo? Perché secondo lui non ero vera ma ero falsa. Aspetta, che si intende per falsa? Falsa, facciamo parlare. Lo faceva solo per la televisione. Sì. Ah, ecco, era tutto che secondo lui lo faceva solo per le telecamere, non assolutamente per lui. Era costruita. Ho capito, stavi là per diventare famosa e non per corteggiare. In realtà poi forse ha scelto proprio la ragazza che era lì per fare televisione, la ragazza di Milano. Ma è informata, le sa tutte. Ma perché mi piace. Ha seguito tutto. Vabbè, quindi in questa fase lei si sta preparando come Miss Grand Prix questa sera. Miss Grand Prix, sì. Hai partecipato ad altri concorsi? Ho partecipato a Miss Italia. Volevo vedere se lo diceva, no? Volevo vedere se si diceva. E mi sono classificata quarta nella finale regionale. Classificata? Coca-Cola. Purtroppo questo accento ormai è senese, ma io sono di Sant'Agnello, sottolineo. Che è vicino è Sorrento, Costiera Sorrentina. Bene, grazie, non diamo troppo spazio a te, sennò qualcuno pensa si è raccomandato. Mi stanno guardando tutti male, infatti. Tutti male, dice questo con sta telecamera la spinge un po' troppo, ma è stata colpa della tua telespettatrice. Io l'ho notata subito, quindi complimenti, in bocca al lupo e spero che vinci. La voce della verità, detto da me, eh? Alla prossima. Sei pronto? Stanno per uscire fuori le ragazze. Tu come ti chiami? Numero 1? Francesco. Mister più bello d'Italia. Facciamo una bella foto col telefonino. Speriamo che andrà tutto bene. Il numero 1 ti porterà alla grande. Di dove speriamo. Sei? Di Cava dei Tirreni. Bella cittadina, belle persone. In bocca al lupo. Noi dobbiamo scappare.